Alessandro Rossetto, regista di Piccola Patria, il film che vedrete tra poco, anche lui originario di quella regione del nostro paese, per la precisione di Padova, e in un festival dedicato alle location cinematografiche, ai film che enfatizzano e valorizzano l'identità culturale del territorio, diciamo, non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione e l'opportunità di presentare un film come Piccola Patria, un film che ha avuto la sua premiere alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, un film di cui si è parlato molto perché, senza mezzi termini, descrive questa zona geografica del nostro paese che è diventata in qualche modo una zona simbolo, no? Delle trasformazioni in atto nel nostro paese. Un passaggio da una civiltà contadina che l'Italia, a partire dal secondo dopoguerra, ha vissuto in maniera, se vogliamo, anche drammatica, tumultuosa, e che si è concretizzata oggi in uno scenario urbano, geografico e umano, ancora in corso di definizione. Infatti, penso che uno dei meriti principali di Piccola Patria sia proprio la forza con cui descrive questo paesaggio che non è più campagna, ma non è ancora metropoli, un paesaggio indefinito, e penso che la pianura veneta sia in qualche modo, no, l'emblema di queste trasformazioni. Innanzitutto Alessandro, buonasera e grazie di essere qui a Buonasera, Ischia. buonasera. Allora, Alessandro Rossetto, questo è il suo primo lungometraggio di finzione, ma ha una lunga carriera alle spalle di documentarista, di autore di cinema del reale, come si suol dire. Quindi la prima domanda che vorrei farti, come è nata l'idea di passare appunto da una descrizione documentaristica della realtà a questo, diciamo, film di finzione, anche se finzione fino a un certo punto, perché in effetti conservi molto, no, delle caratteristiche del cinema documentario. Io avevo da anni l'idea di affrontare, diciamo, la finzione, ma in modo abbastanza preciso, cioè per come l'ho affrontata, vedrete in questo film. Quindi lavorando, usando gli strumenti del documentario da molti punti di vista, cercando di mescolare realtà e finzione, e d'altra parte anche più strettamente nell'ambito della finzione di lavorare con gli attori, perché io ho avuto una formazione d'attore con un paio di grandi maestri, e quindi anche dal punto di vista della direzione dell'attore e del lavoro con un cast ero molto interessato alla sperimentazione. Quindi questa è un po' la matrice prima, quindi la volontà di sperimentare commistione realtà e finzione, ma anche un lavoro profondo con gli attori. D'altra parte, la storia che vedrete è un noir con elementi di thriller, quindi diciamo che gli strumenti del documentario e del cinema del reale sono stati messi in qualche modo a disposizione della finzione più strettamente detta, insomma, appunto il noir con addirittura elementi di thriller. Ecco, il fatto di mescolare la realtà e la finzione partiva però anche dall'idea con Caterina Serra, che firma con me il soggetto, di dare corpo ad una storia che, per la sua storia e per la mia, lei venendo, diciamo, dalla letteratura che parte dalla realtà, io dal documentario, dare corpo ad una storia che partisse non tanto da strettissimamente una storia di fantasia, quanto dalla composizione di una serie di micro storie, micro realtà o profili di personaggi che avevamo trovato nella realtà e nel territorio. Quindi questa è un po', diciamo, la mossa iniziale a vari livelli dell'idea di Piccola Patria. Tra l'altro, io guardando il tuo film ho pensato immediatamente ad un altro autore che qui ad Ischia conoscono bene, perché è proprio originario di quest'isola, che è Leonardo Di Costanzo. Anche lui, come te, ha un percorso abbastanza simile, cioè lunghi anni dedicati al documentario e poi il passaggio alla finzione. E poi c'è un elemento che vi accomuna, la presenza del sceneggiatore Maurizio Braucci, che ricordiamo è uno degli sceneggiatori, tra l'altro, di Gomorra, che ha firmato sia la sceneggiatura di Intervallo che di Piccola Patria, no?
E tu, tra l'altro, hai un rapporto con Napoli anche, diciamo, sì, perché ricordiamo che la tua prima regia è un documentario che si chiama Il fuoco di Napoli. Sì, io il mio primo film documentario l'ho fatto dopo molti mesi di vita nell'area vesuviana ed è un ritratto del mondo della pirotecnia tradizionale, diciamo quella che non esiste più. Sì, con Leonardo peraltro ho condiviso anche una certa idea di cinema documentario, anche una formazione che nel caso suo è arrivata dopo, nel caso mio prima, una formazione francese di cinema imparato in Francia. Poi nello specifico, Piccola Patria e L'Intervallo nascono assieme qualche anno fa nel quadro di un progetto più ampio dove alcuni appunto registi che avevano affrontato fino a quel momento solo la realtà vennero chiamati a scrivere dei soggetti dove la scommessa era la commistione tra realtà e finzione. Poi di questi 5 o 6 progetti, soltanto 2 sono diventati un film, quello mio e quello di Leonardo. E forse il mio è quello che mantiene di più l'idea anche un po' sperimentale di commistione tra realtà e finzione. Devo dire che poi, pur conoscendo i romanzi di Maurizio Braucci, è stato veramente il lavoro che io ho letto, lui aveva fatto sul film di Leonardo, che mi ha convinto a provare a collaborare con lui. Anche perché all'inizio, in questo progetto generale di 5 film possibili, il tema era il momento del passaggio dall'età della giovinezza all'età adulta. Questo è tema del film di Leonardo e in qualche modo, anche se con molto altro intorno, è anche tema di Piccola Patria. Sì, perché ricordiamo che le protagoniste sono due giovani cameriere che appunto nel loro desiderio di fuga dalla loro realtà si avventurano in una storia, fanno Fanno dei gran guai, sì. dei gran guai che ovviamente non vi riveliamo perché appunto essendo un thriller noir c'è anche l'elemento della sorpresa. Parlavamo prima appunto di identità culturale e un elemento molto importante del tuo film è la compresenza di diversi linguaggi. Il film, se ricordo bene, è sottotitolato perché è parlato in dialetto veneto stretto, quindi difficilmente comprensibile alle nostre latitudini, ma non c'è soltanto il veneto, c'è anche l'albanese, il cinese. Proprio penso che tu l'abbia strumentalmente utilizzato questo espediente per, no, Sì. descrivere questa realtà in cui tutto si sta mescolando con i flussi migratori. Sì, come dicevi tu prima, il nord-est italiano, in particolare il Veneto, è un territorio che negli ultimi, diciamo, 35-40 anni ha subito, in termini percentuali, i cambiamenti demografici maggiori in Italia, da terra di grande emigrazione, si è trasformato in brevissimo tempo con un'esplosione dell'economia locale in terra di accoglienza. Questa accoglienza ha generato naturalmente tutta una serie di problemi dei quali, insomma, sappiamo parecchio. Però in effetti la società triveneta ormai è una società nuova. Non esistono grandi, grandi città nel nord-est italiano, però è come se ci fosse una sorta di enorme metropoli diffusa dove i nuovi italiani ormai sono moltissimi. Quindi anche il film, in qualche modo, senza forzare, raccoglie questa nuova realtà del Veneto e del nord-est. In qualche modo aggiungo questo, poi il film è andato in moltissimi festival, è stato visto in moltissime occasioni anche all'estero ed è molto interessante come, in qualche modo credo lo capirete, come questo impianto tragico e classico renda il film, per noi che conosciamo l'Italia e possiamo appunto riferirci al nord-est molto precisamente vedendo il film, però lo renda piuttosto universale perché i temi che sono appunto il passaggio dall'età giovanile il difficoltoso passaggio dall'età giovanile
all'età adulta, alle relazioni difficili all'interno dei gruppi familiari, il fatto che la crisi che conosciamo, quella contemporanea, possa mordere molto fortemente non soltanto l'economia, ma anche le relazioni, la difficoltà dell'accoglienza dell'altro. Tutto questo ha fatto dire in moltissime occasioni: sì, ma questo sarebbe potuto accadere qui. O qui, questo è accaduto in Francia, in Olanda, piuttosto che negli Stati Uniti. Quindi c'è un'universalità nel film che credo nasca da questa profonda località, cioè il fatto che sia così incardinato in una lingua, in un territorio, lo rende in qualche modo così felicemente, diciamo, incardinato in una lingua, in un territorio, lo rende per i temi abbastanza universale, direi. Sì. Direi comunque che non è un caso, no? Che molti registi italiani ultimamente stiano guardando a quell'area del nostro paese. Se ricordo bene, nella scorsa edizione di Venezia a cui tu hai partecipato, c'erano altri film che venivano da quella zona geografica. Non so, citiamo La prima neve di Andrea Segre, Zoran, il mio nipote scemo, che era ambientato in Friuli Venezia Giulia. Adesso c'è stato l'ultimo film di Mazza Curati, La sede della felicità. Quindi in qualche modo comunque è una regione che esprime Sì, ma questa. il Veneto e il Triveneto non da oggi hanno una caratteristica molto specifica, che è molto cinematografica. È un luogo di contrasti dove ci sono anche idee diverse fra i vari strati della popolazione sull'idea di civiltà che deve avere il luogo. E poi, almeno dal mio punto di vista, è un po' balcanico il Triveneto. Cioè ci sono parecchi matti. C'è una sanguinità un po' sconosciuta ma molto pervasiva. È un luogo molto bigotto ma molto trasgressivo allo stesso tempo. È un luogo dove le ricchezze vengono sperperate in breve tempo, dove c'è una gran sete di sesso, di alcol. Quindi in qualche modo credo che sia un luogo di contrasti che ben si presta per uno che vuol fare un film, perché già molto è preparato, ecco. Certo. Molto spesso succede che le comunità non sono pronte, no, ad accogliere una loro rappresentazione, soprattutto problematica. A Napoli, ad esempio, ci sono state tante polemiche per quanto riguarda la messa in onda di Gomorra, no, la serie televisiva di Sky, ancora prima ovviamente del film. E volevo chiederti appunto come era stato accolto il tuo film nelle regioni appunto in cui è stato girato. Girato nel Veronese, se non sbaglio, una delle poche città italiane dove non è uscito il film è proprio Verona. No, il film non è stato accolto male, anzi, diciamo che i Triveneti sono andati molto a vederlo. Non si è scatenata nessuna polemica sulla rappresentazione che viene fatta dei territori, ma forse appunto per queste caratteristiche un po' classiche e universali che ha la storia, che credo superino la contingenza. No, da questo punto di vista è andata molto bene, non si è creato nessun ostacolo, credo, alla comprensione profonda del film. Poi quello che accade tra un'opera e i rappresentati è sempre molto, molto insondabile, no? Poi sono anche polemiche dal fiato corto, anche questa sulla serie di Gomorra è stata poi un ballon d'essai, Si è nulla sgonfiata si è poi sgonfiata guardando il film, la in serie, un insomma. attimo, quindi sono queste questioni che magari possono anche servire al film in qualche modo. No, no, per noi è andata bene, poi appunto come si diceva prima il film, e anche questo in qualche modo è una novità, è un film dove la maggior parte dei dialoghi sono in dialetto veneto, che è poi la lingua generale di tutto il nord-est italiano e che è anche una lingua classica del teatro, quindi della commedia dell'arte, Goldoni, che però forse come dialetto al cinema, come lingua del film, non era mai stato usato. Questo forse ha mosso anche un po' di orgoglio regionale, il fatto di vedere una storia, anche se così, anche drammatica, però recitata, direi bene, nel dialetto dei luoghi. Certo. Mi dicevi prima che prima di arrivare a Piccola Patria, appunto, hai realizzato diversi lavori, tra cui un
progetto molto interessante che purtroppo pochi di noi hanno avuto la possibilità di vedere, dedicato a Feltrinelli, e che non so se ce ne vuoi parlare perché è una storia che mi ha colpito molto quando appunto me ne No, ma parlavi prima. ci vorrebbero 8 festival perché è una questione molto delicata. No, io una decina d'anni fa ho realizzato un film sulla storia e sulla contemporaneità allora della Feltrinelli come casa editrice e come catena di librerie. Il film però scommetteva anche sul racconto del passato, le origini della casa editrice, quindi sulla figura, del racconto sulla figura di Gian Giacomo. Beh, questo film, insomma, per la parte italiana era prodotto direttamente dalla Feltrinelli, la quale a fine film, pur avendolo sostenuto fino a quel momento, ne ha resa impossibile la visibilità in Italia. Insomma, immaginate, insomma, cosa mo molto molto strana, anche perché era una coproduzione europea. Che dire, no, non mi estenderei sul tema perché è No. troppo complesso. No, io volevo dire una cosa sugli attori di Piccola Certo. Patria. Non sono soltanto io a dirlo, ma credo che la performance che viene fatta da... Vedrete, è un film quasi corale, anche se le due giovani sono preeminenti rispetto agli altri. La performance degli attori di questo film credo sia molto buona, direi importante. È stato fatto un lavoro di preparazione, di prova e di lavoro sui personaggi quasi all'americana. Quindi e lo faccio sempre quando posso, devo veramente ringraziare loro per la disponibilità che hanno dato al film, che è stato girato su tempi e con modi non canonici. Dove abbiamo utilizzato varie e variabili linee di interpretazione, dove ognuno, anche pescando nella lingua d'origine, insomma questa lingua prematerna che per ognuno di noi può essere il dialetto se lo parliamo, ha veramente dato moltissimo. Quindi, insomma, al di là di tutto quello che è stato il lavoro di scrittura e quello di regia nel cercare di tenere insieme questa idea molto complessa che appunto mescola realtà e finzione a fronte di un'idea noir. Ecco, credo che il lavoro degli attori, che è un lavoro di finzione puro, sia veramente una delle cose importanti del film. Appunto, tu che eri abituato a fare soprattutto documentari, no? Come ti sei trovato invece a Ah, dover dirigere degli benissimo, attori? benissimo, benissimo. No, perché appunto questa mia formazione mi aveva dato gli strumenti, anche per questo io avevo quasi fretta di sperimentare il lavoro con gli attori. Non siamo riusciti, anche se con tempo ristretto, a preparare in maniera profonda, diciamo, l'interno dei personaggi e noi poi abbiamo creato una situazione di set molto aperta, quasi da compagnia di giro, un po' circense. Quindi il fatto che si cambiassero programmi giornalmente o, come vedrete, gli attori fossero chiamati a lanciarsi anche all'interno di situazioni di realtà è qualcosa che è stato molto galvanizzante. Insomma, a me non poteva andare meglio, sia dal punto di vista della disponibilità che delle scelte che ho fatto. Sono stato aiutato, molto nella preparazione del lavoro degli attori da Nicoletta Maragno, che vedrete interpreta il ruolo della sorella del cattivo, la quale nel periodo di preparazione, diciamo da acting coach, mi ha sostenuto, soprattutto nel lavoro di preparazione, diciamo, delle interiorità dei tre giovani attori. E adesso stai preparando qualche nuovo progetto? Tu ti dividi in effetti tra la regia e l'insegnamento, no? La docenza. Anzi, mi dicevi che a settembre sarai per un lungo periodo a Napoli, affiancando appunto anche Leonardo Di Costanzo in un'importante scuola di documentario. Sì, lavoreremo, diciamo, soprattutto Leonardo che ha impostato questo corso che ricalca un po' uno schema che io, lui e Bruno Oliviero, che peraltro, voglio dirlo, Bruno Oliviero Regista originario, direttore del Greco, no? Quindi un sì, campano. e anche collaboratore spesso di Leonardo, è proprio la persona, ritornando all'inizio di Piccola Patria, è proprio la persona che riuscì a convincere un produttore a lanciarsi in questo progetto di scrittura, che
che vi descrivevo prima, nel quale erano sia Piccola Patria che l'intervallo di Leonardo. Ecco, con Bruno anche faremo questo lungo corso di filmmaking, ricalcando appunto qualcosa che abbiamo fatto più volte negli anni passati. Che cosa preparo? La tomba mi preparo. No, è difficile pensare ad un nuovo progetto, anche perché come vedrete, ma come è stato in passato per me, pensare ad un film per me significa anche pensare ad una scommessa formale. Non mi si adegua al fatto, insomma, di eseguire un progetto o nel caso della finzione di girare pagine di sceneggiatura. Quindi anche se ho delle idee, sto cercando anche di capire che forma cinematografica, anche sperimentando, insomma, trovando qualcosa di possibilmente nuovo, voglio dare alla prossima cosa che farò. Forse però potrebbe essere ambientato in mezzo al mare, A forse. Ischia, forse. Però ci vorrebbe una fetta di mare brutto, ma qui non mi sembra che la posso Possibile, trovare, impossibile allora. forse è esclusa Ischia allora. Va bene, e con questo allora ringraziamo Grazie. Alessandro Rossetto e vi invitiamo alla visione di Piccola Patria. Grazie mille, Alessandro. Coraggio, il film dura un po', però la storia ogni tanto si nasconde, però tenete duro.